Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a provare questi due prodotti qua, che sarebbe lo stesso prodotto. Cosa cambia? Allora, parliamo di Hero Mask, che non è nient'altro che un visore VR per smartphone. Quindi voi mettete lo smartphone dentro, avviate l'applicazione o YouTube, quello che è, e vedete e giocate in realtà virtuale. Andiamo ad aprire quello che ho già aperto per provarlo. Praticamente cosa cambia all'interno? Che c'è un codice per un videogioco, qui se volete imparare le lingue, di qua se volete imparare la matematica. È adatto per bambini dai 5 ai 12 anni, questo per quanto riguarda l'applicativo, altrimenti anche per qualsiasi persona. Eccolo qua, vi faccio vedere cosa c'è nella confezione, ovviamente tutto bello imballato per bene. Mettiamo da parte, potete appunto vedere i vostri video soprattutto su YouTube, poi mettete la modalità VR e ve lo godete. Questo è quello che vi arriva, fatto bene, in tessuto, comunque abbastanza leggero quando lo si indossa. Qui potete sistemarlo come meglio credete, è tutto a strap, vedete c'è la misura sia di qua a destra sia a sinistra che anche di qua, e in pratica si indossa così perfettamente. E vedendolo così di fronte vi posso far notare le seguenti leve: questo per aumentare o diminuire la lente dell'occhio sinistro, questo per aumentare o diminuire la lente, quindi ingrandire o rimpicciolire la lente dell'occhio destro, questo per aprire o chiudere le due lenti, avvicinare o allontanare sia il destro che il sinistro. Qua sotto il tasto, che è l'unico tasto che poi vedete un puntatore, a seconda di come voi vi muovete con la testa, premete e date l'enter. Niente di più, niente di meno, quindi vi posso dire che questo è tutto quello che nutrete di positivo. Nota negativa è che le dimensioni dello smartphone che potete mettere è massimo 16,5 x 7,6 cm. Questo che vuol dire? Vanno bene gli smartphone piccoli, vanno bene gli smartphone medi, vanno bene gli smartphone grandicelli, non quelli enormi come l'S24 Ultra. Ecco, questo qui ho provato anche levando la mascherina, qua dentro non ci va, mentre ci va tranquillamente una dimensione come l'A40, si chiude senza problemi, e ci va tranquillamente dimensioni come il Poco e anche l'S21 Ultra. Ecco, questo ovviamente senza mascherina è praticamente la dimensione massima che potete alloggiare qui al suo interno, si chiude e non si muove, quindi occhio a che telefono usate poi per poterlo comprare, state tranquilli che si alloggia senza rompersi. Per il resto nella confezione cos'altro c'è? Questo qui è un gommino che serve per sostituirlo, per far sì che poi qua va a premere, ve lo faccio vedere, quando voi premete questo tasto qui in basso va a premere contro lo schermo per dare l'ok, l'enter. Quindi se poi non fa più contatto, non prende bene, questo è in sostituzione. Manuale anche multilingua, compreso c'è anche l'italiano, vi dice brevemente le informazioni e come si utilizza. Un panno per pulire, il codice segreto, appunto per scaricare in questo caso il gioco delle lingue, sull'altra il gioco matematico, se prendete quest'altro invece vi dà il gioco per imparare le lingue. E anzi, scusate, il codice è qua, andando su questo sito lo potete scaricare l'applicazione, mentre questo qua è un codice segreto per regali. Inviaci un WhatsApp per reclamare il tuo premio e scansiona il QR code. Qui dietro c'è il numero di WhatsApp con il QR code. Chissà mai cosa ci sarà in regalo. Io vi consiglio di mettere all'interno uno smartphone che abbia almeno una risoluzione Full HD per potervi godere appieno
il visore senza che vi dà poi tanto fastidio agli occhi. Io comunque vi ricordo di fare una pausa dopo un 30 minuti di utilizzo circa, 40 massimo, perché altrimenti poi, sapete, può darvi, se non siete abituati, può darvi all'inizio un po' di fastidio alla testa. Nulla di eclatante. Comunque è molto comodo, qui respira bene la pelle, non vi suda tanto, non pesa tanto. Per quello che costa, intorno ai 50-55 euro compreso di gioco, ve lo posso consigliare. Quindi per me un 7 ci può stare. Per il resto, queste fessure qui al lato, sia a destra che a sinistra, vi consente, se avete un cellulare che abbia il jack delle cuffie, di poterla appunto inserire, se non volete usare il Bluetooth, delle cuffie Bluetooth. E niente, molto leggero. Per usarlo è molto semplice, aprite YouTube, per esempio, se volete vedere un video con il visore, trovate un 360, fate play, attivate questa impostazione qua, girate il telefono, lo mettete in questo modo, chiudete. Ed ora io qua non vi posso far vedere bene, ma indossandolo vedete appunto a 360 gradi il filmato. Per scaricare l'applicazione di matematica oppure di lingua basta andare su questo sito games.edinventa.com, selezionate poi la lingua, vi registrate e riscattate appunto il codice che vi viene fornito tramite questo foglietto. Tra l'altro, sempre nel sito vi viene mostrato un breve tutorial di 2 minuti e mezzo circa, e vi dice appunto come si inserisce, dove dovete collegare il telefono, tutte le cose che vi ho spiegato io. Mettetelo ovviamente al centro, altrimenti non vedete bene. Ragazzi, questo è quanto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like se il video vi è piaciuto. Qualsiasi domanda, curiosità o commento potete farmeli tranquillamente qui sotto, appunto nei box commenti. Voi cosa ne pensate di questo visore? Mi può essere utile? 50 euro circa è un prezzo giusto? È poco? È troppo? Fatemi sapere anche la vostra. Qui al sottoscritto è veramente tutto. Io vi saluto, vi mando un abbraccio e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!